Buonasera a tutti e benvenuti a questo spazio a me dedicato da questa trasmissione Radio Science, che è una radio secondo me molto importante. E iniziamo con il coronavirus che ci dà anche delle indicazioni molto importanti. E poi ne Comunque, d'estremo interesse studiare la risposta a questo evento che i vari stati danno a questa situazione, sì, naturale, fra virgolette, naturale, dato che i virus hanno una storia di qualche miliardo di anni, ma il virus è una storia anche artificiale, perché l'ammassamento di uomini e animali nelle metropoli capitalistiche contribuisce alla diffusione di queste epidemie e lo abbiamo visto noi nell'umanità, non sono mai esistite megalopoli come quelle attuali di decine di milioni di esseri umani ammassati in poco spazio. E quindi dicevo, ci vuole un partito, ed ecco, arrivo subito, ci vuole, ma non lo dico io, era perché è una derivazione dal mio modo di pensare e dal punto di riferimento dell'ideologo, si chiamiamo così, Carlo Marx, che dice che ci vuole un partito di specie che come compito abbia quello di svolgere la difesa della specie umana contro i pericoli della natura fisica e dei suoi processi evolutivi e probabilmente anche nelle catastrofi. È impensabile che i cambiamenti climatici o l'inquinamento o adesso il coronavirus, sia possibile sconfiggerlo singolarmente per singolo stato, singola zona, poi ne parleremo. Partito quindi non inteso come quelli attuali, che non sono altro, quelli attuali, che portatori di difesa parziali di settori produttivi in questo ambito capitalistico, ma un partito di specie che non ha interessi economici, ma come dicevo poc'anzi, abbia come scopo la specie umana e il suo habitat, quindi non ragioni più sotto un profilo di profitto, di plusvalore, quindi di sfruttamento del lavoro degli altri, ma come obiettivo la specie umana e quindi un'organizzazione completamente diversa. Al contrario di quello che succede oggi, la borghesia si divide in correnti, nazioni, che affrontano in modo differenziato un fenomeno che è invece i fenomeni ormai sono globali perché talmente interallacciati fra di loro. Lo si riscontra anche nel controllo statale dell'informazione, che non è prerogativa esclusiva della Cina, che tiene sotto controllo tutto, ma appartiene similmente al cosiddetto Occidente democratico. Alcuni paesi, in primis l'Italia, denunciano un alto tasso di mortalità, parlando di coronavirus, del virus in rapporto alle popolazioni. Altri, ad esempio la Germania, pur registrando molti casi di contagio, dichiarano pochi morti. Evidentemente in questi sondaggi, in questi dati che danno, dei decessi vengono imputati ad altre cause, evitando così di generare panico e soprattutto di bloccare, e ne abbiamo visto oggi entrate in vigore delle misure del governo, bloccare le attività produttive. E altro paradosso, le borghesie nazionali, ognuna tende a tenere aperte le fabbriche per paura di perdere commesse o produzioni. Quindi la salute, al di là che si parli tanto, no, è al primo posto, ma il primo posto è il profitto. Oggi, che è il 23 marzo, viene riportata questa polemica tra aziende, quindi Confindustria e governo, le quali aziende giustificano la loro richiesta di apertura
perché altrimenti perderebbero commesse, quindi andrebbero incontro a penali, soprattutto quelle aziende che lavorano per la Germania. Quindi questa diatriba, dicevo, tra le aziende e le organizzazioni sindacali, dove i lavoratori hanno minacciato lo sciopero. Infatti è previsto uno sciopero dei metalmeccanici per mercoledì, perché non ci sono le condizioni di sicurezza all'interno della fabbrica. Ma proprio ieri, 22 marzo, sul quotidiano di Repubblica, Gad Lehner, in una inchiesta nei paesi italiani più colpiti dal coronavirus, scrive, e leggo testualmente, quindi parla del Bergamo e di Brescia, e dice: finalmente è giunta una parola definitiva, prima dai sindaci, poi dalle regioni e infine dal governo. Smettiamola di far finta di credere che i veicoli di epidemia di dimensioni catastrofiche fossero i podisti, i ciclisti e i passeggiatori dei giardini pubblici. A uscire di casa nelle settimane scorse è stato il grande esercito della manodopera lombarda che ha dovuto assoggettarsi al ricatto del lavoro. Anche nelle file, diceva Gadalena, dei supermercati alla mattina presto di ieri, erano molte le persone costrette a fare la spesa di sabato, perché il lunedì tocca risalire in macchina, si torna a lavorare. E anche il 13 marzo, qui riporta un aneddoto molto carino, chi oggi no, si fa paladino come il governatore della Lombardia, dice: dopo il 13 che era uscito il DPCM, meno noto è che il presidente del Lombardo, quello stesso giorno si era allineato alla richiesta degli imprenditori, cioè quello stesso giorno, il 13 marzo. Per quanto riguarda, diceva il governatore Fontana, per quanto riguarda le attività produttive, è già stato raggiunto con Confindustria Lombarda che provvederà a regolamentare l'eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese. Mentre sappiamo benissimo che oggi ho avuto anche un grafico dopo la richiesta, dopo il decreto del Consiglio dei Ministri di bloccare la produzione, un crollo di richiesta di energia elettrica. Vuol dire che le industrie non erano ferme e in Cina hanno dimostrato che bisogna che le industrie si fermino proprio perché le industrie sono una concentrazione di persone. Le ultime settimane stanno sconvolgendo la vita di milioni di esseri umani. Se le misure di isolamento dureranno per mesi e si renderà necessario chiudere altri stabilimenti, aziende, reti logistiche e di trasporto, come potrà non collassare questo sistema produttivo? La valorizzazione del capitale, elemento su cui si basa l'attuale forma sociale, la si può sinteticamente rappresentare con la formula denaro, merce, denaro più uno, cioè col denaro compro i mezzi produttivi e anche la forza lavoro e il risultato di questa lavorazione viene portata al mercato per avere un risultato di più di quello del denaro che ho investito all'inizio. Quindi senza produzione di plusvalore non ci può essere capitalismo, non si può far denaro dal denaro, quella è speculazione e lo abbiamo visto in borsa, prima o dopo crollano. Il sistema di produzione capitalistico si basa sul plusvalore, denaro, merce, denaro, più denaro di quello investito prima. L'Italia, che già prima del virus aveva una crescita del PIL intorno allo zero, si trova ad ora ad affrontare una pandemia che determina il blocco di buona parte delle aziende e il resto d'Europa la sta seguendo. Secondo la banca di investimenti, la JP Morgan, il protocollo interno lordo trimestrale dell'Eurozona potrebbe diminuire di circa il 20%. La Banca d'Inghilterra, la BCE e la Fed hanno
hanno annunciato un'ulteriore iniezione di liquidità per centinaia di migliaia di dollari da destinare alle banche, e poi questo ne avrà il suo effetto, cioè quando inietti soldi, no? Valore creato dal nulla, questo valore poi alla fine deve essere valorizzato, altrimenti c'è l'inflazione. Un rapporto scientifico dell'Imperial College suggerisce che il tempo di distanziamento sociale necessario per avere dei risultati potrebbe essere anche di 18 mesi, e lo abbiamo sentito anche in alcune interviste, questa cifra. Una tragedia quindi sarebbe per l'economia mondiale. Le misure di contrasto della diffusione del coronavirus messe in atto in Francia o in Spagna prevedono l'utilizzo dell'esercito per il pattugliamento delle strade, come succede anche in Italia. E in questo momento sono circa 20.000 i soldati italiani che stanno intervenendo nel nostro paese per arginare l'emergenza. C'è un paradosso però. Chiamare in aiuto l'esercito a scendere in campo, quindi le forze armate, non è segno di forza, è segno di debolezza della borghesia, perché quando ho bisogno di far circolare per le strade l'esercito e i militari, vuol dire che non ho il controllo della situazione, vuol dire che sono debole come Stato, come organizzazione. A proposito di repressione, il 14 marzo di quest'anno, l'Espresso ha pubblicato un articolo intitolato Coronavirus, vi invito di leggerlo. Coronavirus, esercito e forze dell'ordine in allarme. Serve un piano contro caos e disordini. Questo era il titolo. Secondo il settimanale, la polizia e i servizi segreti italiani sono in allerta per i possibili disordini che potrebbero derivare dalla situazione caotica in cui versano gli ospedali e da quanto potrebbe accadere fuori dai supermercati o all'interno delle carceri, e l'abbiamo visto, dove durante le recenti rivolte sono morti una quindicina di detenuti. Proprio per esempio in Brasile in questi giorni ci sono verificate diverse evasioni dovute alla paura del contagio, mentre negli Stati Uniti è stata registrata una impennata del 68% della vendita di armi. Quindi vendita di armi vuol dire insicurezza, vuol dire difendersi da soli. Ecco perché dicevo prima che l'esercito in strada non è un segno di forza, ma è un segno di debolezza della borghesia. Qualora si rendesse necessario un prolungato rallentamento della produzione e della circolazione delle merci, potrebbe aprirsi una biforcazione storica. Ed è questo uno. Da un lato potrebbe verificarsi un equilibrio temporaneo del sistema attraverso l'erogazione da parte degli stati di un salario ai disoccupati. Questa misura è già stata teorizzata da vari liberisti con l'applicazione integrale della famosa helicopter money, cioè la distribuzione diretta dei soldi ai cittadini. Quantitative easing for the people, veniva detto, se non altro per sostenere i consumi ed evitare lo scoppio delle rivolte. Secondo una stima di Repubblica, in Italia sono circa 600.000 i lavoratori che si trovano senza reddito a causa dell'epidemia. Si tratterebbe quindi di una socializzazione così, del tipo capitalistico, mai vista prima. Ma come dice Marx, guai a quella società che invece di sfruttare i propri schiavi è costretta a mantenerli. Allora, questo è la prima situazione. Dall'altra ci potrebbe invece avvenire il collasso del sistema. L'incapacità dell'attuale modo di produzione di darsi una regolata innescherebbe una serie di reazioni a catena, esiti catastrofici. Ci troviamo di fronte a una crisi ai limiti dei modi di produzione capitalistico. Poi non è vero che una volta finito si ripartirà subito. La borghesia non ha e non abbiamo nessuno esperienza di riconversione industriale in questa situazione. Sì, riconversione industriale c'è stata nel primo e nel secondo dopoguerra, ma la guerra aveva distrutto anche oltre alla
oltre ai mezzi di produzione, fra cui i mezzi di produzione e anche la forza lavoro, con tutti quei morti che abbiamo avuto, quindi quei disoccupati sono andati a farsi ammazzare per la patria, no? E quindi c'è stato inevitabilmente un svoltimento dei disoccupati e poi si è ripartiti. In questo caso però non abbiamo le fabbriche integre, abbiamo il coronavirus che non fa milioni di morti come la guerra, quindi ci troveremo con una massa di disoccupati molto, molto alta e quindi una ristrutturazione di questo genere. Non l'ha mai fatta, la borghesia, non l'ha mai gestita, quindi è un'incognita. Michael Roberts, nel suo blog, adopera la metafora del granello di sabbia per spiegare gli effetti sociali della pandemia. Il virus è il famoso granello che fa crollare la montagna già instabile. La borghesia pensa che il sistema capitalistico sia eterno e non può ammettere che esso, come tutte le cose in natura, abbia una freccia del tempo e tenterà in tutti i modi di mantenere anche a stragi, anche a disordini, anche alle peggior cose, pur di mantenere il suo potere. Quindi termino dicendo che ora è tempo che questo modo di produzione si faccia da parte. Ci vuole un'organizzazione che elimini le borghesie nazionali, altrimenti la sopravvivenza della specie dal coronavirus, come dicevo prima, ma anche dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici, la sopravvivenza della specie dipende da questo cambio di paradigma. O c'è un governo, o c'è un partito di specie che ha l'obiettivo di salvare la specie umana, o altrimenti la catastrofe è dietro l'angolo, la possiamo vedere con i nostri occhi anche da questo coronavirus. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e alla prossima puntata. Ciao a tutti.